Eccomi, buongiorno. Quello che vi volevo far vedere oggi invece era l'utilizzo di queste paste con i mold in silicone e colgo l'occasione per presentarvi i nostri nuovi mold. Vi ricordo che tutti i nostri mold sono prodotti con silicone alimentare prodotto e certificato qui in Italia. Ecco, quindi vi dicevo, i mold in silicone alimentare li avremo in tante diverse fantasie. Alcuni di voi già le conoscono perché abbiamo avuto modo di presentarne alcuni al festival, ecco la rosa si è accoppata, al festival a Milano. Ciao Ale, come sempre è un piacere ritrovarti. Niente ragazzi, sta rosa la accoppo prima o poi, io ve lo dico, ok? Vi ricordo, silicone alimentare prodotto e certificato in Italia. Io mi sono permessa stamattina di prepararvi qualche esempio. Piccolo parentesi, con questi stampi io li preparo entro la settimana, ve li faccio vedere. Ho fatto anche dei biscotti, dei bellissimi biscotti con la frolla. Quindi voi fate la frolla, la mettete in frigo, la fate riposare, fate tutto quello che dovete fare, dopodiché la mettete negli stampi e la cuocete già in forma. La frolla che faccio non si deforma particolarmente, quindi vengono dei bellissimi biscotti decorati. Ad esempio questo stampo si presta benissimo a fare dei biscotti tridimensionali, ok? Quindi vi dicevo, allora mettiamoci bene in modo che voi riusciate a vedere quello che io sto facendo. Ammorbidiamo bene la pasta di zucchero. È importante, quando usate i mold, per dire, io ora sto, mi auguro che vediate, sto ammorbidendo la pasta. In questo modo vedete che qua c'è una riga, la linea di giuntura, ok? Bisogna che le linee di giunture siano tutte verso l'alto e non a contatto col decoro, perché altrimenti poi il decoro ovviamente rimane venato, a patto che non sia un effetto che invece desiderate, va bene? Quindi ammorbidiamo bene, grazie Miriam. Sì, ne parlavamo anche ieri, sono paste un po' difficili inizialmente da lavorare perché sono un po' dure, ma una volta che si ammorbidisce la pasta, queste paste ti danno veramente dei begli effetti. Allora, cominciamo a mettere la pasta di zucchero all'interno. Vedete che io mi muovo, porto la pasta, la allungo praticamente, no? Se è un pochino più vicino al bordo mi aiuto per non deformare, ok? E proseguo, mi auguro di non formare una volta finito. Quindi ora vedete, qui abbiamo degli eccessi. Con il coltello io vado raso allo stampo e elimino l'eccesso di pasta di zucchero, ok? Vado a risistemare la pasta perché magari si è un po' distaccata dai bordi, va bene? Così, con il mattarello posso passarci un po' sopra e se voglio essere sicura lo passo anche al contrario. Liliana, in che senso Liliana, cosa preferisco tra le tre? Stai parlando di CMC maizena e goma gradante? Non ho capito. Una volta fatto, non facciamo altro che andare a a staccare in questo modo il decoro. Nei punti un pochino più sottili, magari fate un pochino più di attenzione, ok? Eccolo qua, il decoro è finito. A questo punto voi cosa potete fare? Se lo dovete mettere su una dummy, potete tranquillamente andarlo ad adattare. Sì, ok, io uso la CMC,
Ma perché ce l'ho, la ho a portata di mano, la gomma gradante, dico la verità, l'ho usata pochissimo, attualmente ho la CMC, ma se avete la maisena va benissimo, ok? Non usate lo zucchero a velo, quello no, perché sennò vi appiccica troppo, ok? E quindi questo è quello che volevo farvi vedere, va bene? Potete fare veramente di tutto, perché poi se di questo ve ne serve solo un pezzo, potete tranquillamente tagliarlo. Ok? Qua abbiamo ancora un po' di pasta di zucchero, quindi volendo possiamo, ecco, usiamo questo. In questo caso possiamo fare anche volendo delle figurati Liliana, grazie a te per seguirci. E se avete domande, ragazzi, scrivetemelo. Io riesco a leggere in tempo più o meno reale lo schermo, quindi se mi fate domande, io ciao Jennifer, io vi così ti devo tirare le orecchie. Ti chiamo. Vi prendo un po' in giro. Allora, quindi vedete, io accompagno la pasta, le misure, allora dipende da quali stampi. Ora non so se riuscite a vedere in confronto alla mia mano un termine di paragone, riuscite a farlo. Comunque, se mi mandate i messaggi, io vi mando, perché li dobbiamo ancora aggiungere, ragazzi, a catalogo, ma vi mando le foto con tutte le misure precise di tutti gli stampi, ok? Giusto per, mi passi la riga quella lì di ferro? Giusto per darvi un'idea, ecco. Questo è, perché è giusto che mi chiedevate, questo qui, ad esempio, lo stampo è di 15 cm e questo decoro ha una grandezza di 7 centimetri più o meno, per direi 2 3 3 di altezza, ok? Allora, ecco qua, vi volevo, almeno li abbiamo tutte e due, ve le volevo giusto far vedere, perché poi al di fuori del decoro in sé per sé, queste possono diventare tranquillamente anche delle ali o una cornice, insomma, diciamo che poi è la vostra fantasia e la vostra creatività che diciamo che viene poi stimolata dai vari prodotti. Io ovviamente adesso ve lo sto facendo con le nostre paste Luxury, uno perché è la settimana, stiamo parlando di queste, e poi perché comunque secondo me le paste Luxury si prestano veramente tantissimo a questo lavoro, ecco. Pompea, queste sono le paste. Questa qua che sto usando adesso è la Luxury Argento. Sono i panetti quelli da 100 grammi. Ecco, vedete? In questo caso abbiamo i due decori simmetrici con cui potete fare veramente qualunque cosa, potete metterli come volete, ok? Ok. Per qualunque cosa io sono a vostra totale disposizione, mandatemi le vostre domande, ci vediamo domani alle 2:15, perché il mio quarto d'ora canonico di ritardo lo devo sempre mantenere, altrimenti non sono contenta. Grazie a tutti voi per essere stati qua con me, ci vediamo domani, baci baci, hashtag volemo se tanto bene. Ciao ciao!